Io gliel'ho già detto, io non c'entro niente. Le conviene veramente rischiare la galera per coprire un assassino? Voi siete dei bastardi. Voi mi volete incastrare. No, al contrario. Stiamo cercando di aiutarla. Vogliamo solo sapere la verità. E che cos'è? Un cellulare? Oh, oh no! Oh, che cos'è? È un aspirapolvere! Ma che cazzo, un aspirapolvere vibro? Ma dove cazzo l'hai comprato? Ma fallo aggiustare, no? Forse sono io che non capisco. Ma come vi viene? Perché dovrei mettermi in mezzo a questa storia? Te lo giuro, io non lo so proprio dove sia Tania. Non ne ho idea. Chi lo può sapere? Solo Martina. Sì, ho capito, io gli devo ridare la patente, non è che la posso lasciare nelle mani del primo venuto, no? Sei stata tu, vero? Sei stata tu dritto, vero, Susanna, vero? Io non volevo dirglielo, te lo giuro, Rosy. Cosa? Non volevo! Tony è venuto qui, ha cercato di resistere, te lo giuro. Mi ha portato la roba. Io volevo solamente vivere. No, 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 un attimo, perché questa fa le battutine. Che c'ha Claudio Villa? Ma va, che quando quello cantava Mamma son tanto felice, i Beatles in America, hai presente? Basta! Cosa è successo ancora? Può venire un attimo, per favore? Scusatemi. Monica, aspetta, devi va bene, Stallone, facciamo questo altro gioco. E secondo te come prosegue la serata, eh? Monica! Te lo dico io, mi offri davvero, poi cerchi di portarmi a letto e fin qua non ci sarebbe niente di male, anzi. Eppure, dottore, le assicuro, io sono quasi convinta di essere incinta. Tra l'altro non è neanche stato così facile. Perché? Io non ho un compagno, quindi sono dovuta arrangiare. Ci prendiamo qualche cosa altro da bere? Che cosa? Due margherite, per favore. Ma torniamo ora alla musica e passiamo alla prossima canzone. Alzi la mano chi di voi non ha mai ballato sulle note di questo romantico pezzo. Erano gli anni 60 e Pino Donaggio salì in cima alle classifiche con...